Dalla metà del XVII secolo alla caduta di Napoleone si afferma il neoclassicismo, che si richiama agli ideali di equilibrio, armonia e razionalità propri dell'età classica. Un interesse alimentato dalla scoperta delle rovine di Pompei ed Ercolano e dall'arrivo in Europa di numerosi reperti archeologici greci. All'origine del neoclassicismo ci sono i principi illuministi, che vedono nella ragione lo strumento per liberare l'umanità e per questo rifiutano la precedente arte barocca, ritenuta illusionistica, irrazionale ed eccessivamente fantasiosa. Sono gli stessi principi che guidano la Rivoluzione francese e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e che permeano il clima culturale anche durante l'età napoleonica. La storia e la mitologia antiche sono i temi più diffusi delle opere neoclassiche, ma spesso simboleggiano personaggi e situazioni del presente. Come nel caso del pittore francese Jacques-Louis David, che dipinge scenari in cui le virtù civiche romane sono modello degli ideali rivoluzionari. Anche Napoleone Bonaparte ama ricollegare se stesso ai fasti dell'antica Repubblica Romana e utilizzarne i simboli. Tra i più validi esempi di architettura neoclassica in Italia ci sono la Basilica di San Francesco di Paola e il colonnato di Piazza del Plebiscito a Napoli e l'Arco della Pace a Milano, città che dopo la campagna d'Italia di Napoleone diviene capitale della Repubblica Cisalpina. L'espressione per eccellenza dell'arte neoclassica, però, è la scultura, che meglio si presta al concetto di imitazione degli antichi. Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen, entrambi attivi a Roma, compongono figure equilibrate, levigate, perfette. A Roma lavora anche Giovan Battista Piranesi. Le sue incisioni contribuiscono a diffondere la moda del Grand Tour, tappa obbligata per la formazione dei giovani nobili e intellettuali europei.